Buonasera, siamo a Roma, sono con il professor Alfredo Stirati. Siamo alla biblioteca Biblioteca Nazionale Teosofica. e stasera ci sarà una serata interessante dove si parlerà di Ipazia. Vedremo il film su Ipazia e poi servirà un'introduzione, prima un'introduzione e poi un dibattito. Intanto, professore, ci anticipo un attimino qualcosa su Ipazia e Bene. qualcosa che sentiremo dopo, ecco. Bene. E perché anche un'altra domanda che aggiungo io, Ipazia interessa, diciamo, la società di teosofia. Certo. Dunque, buonasera a tutti. Stasera do inizio al corso di studi annuale presso la Biblioteca Nazionale Teosofica di Roma, sita Corso Trieste 90. Dunque, quest'anno iniziamo con la proiezione di un film intitolato Agorà, che contiene la storia di Ipazia. Chi era Ipazia? Ipazia era una filosofa alessandrina, quindi vissuta nel IV secolo, un'epoca di transizione e di agitazione anche, perché avviene in questo periodo uno scontro epocale tra il paganesimo morente e il cristianesimo emergente. Ipazia è una delle ultime rappresentanti delle filosofie cosiddette pagane. A me non piace usare questo aggettivo perché è dispregiativo. È stato usato dai cristiani fanatici e integralisti che volevano solo distruggere il passato per imporre questa nuova religione, anche con la violenza. E vedremo nel film, c'è una storia vera. E Ipazia quindi è una donna, una filosofa, una scienziata che suscita le ire dei fanatici cristiani che non volevano che le donne si acculturassero e che avessero poi il grande successo che ebbe Ipazia, che era seguita ad Alessandria d'Egitto, dove esisteva la più grande biblioteca del mondo, che venne poi distrutta più volte. Come spiegherò poi nell'introduzione, che verrà ripresa successivamente, non tutti i volumi andarono perduti, perché molti furono nascosti per tempo e tuttora ritenuti perduti, dispersi, il che non è vero, poi spiegherò perché, e quindi nascosti in attesa di epoche più tranquille, più civili. Ipazia ebbe poi un tragico destino, perché appunto donna, filosofa, seguita dalle masse, una delle ultime rappresentanti dello spiritualismo pagano neoplatonico, venne prima minacciata, poi aggredita e addirittura uccisa. Venne In un modo anche linciata, fu ammazzata anche in un modo. addirittura da una folla di fanatici aizzati dal vescovo di Alessandria, Cirillo. Purtroppo la Chiesa lo fece santo. Oggi esiste questo San Cirillo d'Alessandria, che era un fanatico integralista, violento, che aizzava le folle contro, per motivi di opinione poi, no? Contro chi non la pensava come lui. Quindi oggi vedremo questo film che si inserisce a pieno titolo nel discorso teosofico, perché la teosofia riprende, diciamo, nei tempi moderni, nell'Ottocento, quanto esisteva in India, nelle epoche più antiche, in Veda, Upanishad, poi in Egitto, poi appunto nella scuola neoplatonica alessandrina, poi nello gnosticismo medievale, e poi in tutti i filoni esoterici che
in vene sotterranee continuano fino ai nostri giorni. Quindi oggi leggerò dei passi tratti da Iside Svelata, uno dei primi libri pubblicati dalla Blavatsky, fondatrice del movimento teosofico moderno, in cui si parla di Ipazia, della scuola di Alessandria e dei neoplatonici. E con questo credo questa breve introduzione al film Però sia ecco, adesso magari sufficiente. mi può concedere Dimmi, dimmi. qualche domanda. Certo. La biblioteca di Alessandria non era solo un luogo dove c'erano i libri, ma anche, diciamo, era anche una banca, un'anagrafe, per cui distruggendo è Contiene come se avessero voluto azzerare un po' tutto, i tempi, tutto, no? certo, sì. Ma si facevano esperimenti scientifici, Oltre che era a parte i chiaramente. 700.000 volumi, rotoli, papiri, eccetera, ma lì avvenivano anche esperimenti scientifici, lo vedremo nel film. E per esempio, Ipazia intuì che la teoria geocentrica era errata. Lei arrivò a pensare, a immaginare la teoria eliocentrica, che da noi trovò poi accoglienza solo durante il tardo Rinascimento, con Keplero, Copernico, Galileo, che poi anche lui venne inquisito. Però Insomma. beh, magari queste cose le diciamo dopo, se no Dopo, ci prolunghiamo. certo. Dopo la morte di Ipazia, che è successo? Che si è tornato in qualche modo, cioè è entrato prevalentemente il cristianesimo Sì, e tutte, allora. diciamo, le ricerche scientifiche, cioè il miglioramento della vita, della ricerca delle donne, Certo, no? Perché Ipazia, come certo, certo. dicevi, portava avanti anche molte donne, no? Cercavano di Sì, imitare sì, lei sì. e erano delle donne molto in Certo. gamba. Invece il cristianesimo si è azzerato, diciamo, quel tipo di È vero. ricerca e si è tornato È indietro. vero, sì, confermo. Fu un danno gravissimo portato alla cultura, alla civiltà del tempo. Il cristianesimo fanatico, dogmatico, integralista, che per molti aspetti si distingue poi dal cristianesimo delle origini, che era non violento, tollerante, eccetera, eccetera, comportò una regressione. Il ruolo della donna venne praticamente negato, a cominciare da Paolo, no? Se noi leggiamo le epistole di Paolo, la donna deve andare velata, è sottomessa al marito, deve stare zitta, non si deve acculturare, non si deve occupare di nulla Infatti. fuorché della casa e dei figli. E poi tutto lo sterminato contenuto della tradizione antica, le antiche dottrine, venne nascosto, venne censurato, venne distrutto, ma non solo i libri, i Mitrei, ecco, un'altra religione misterica che contese spazio al cristianesimo nascente, i Mitrei vennero distrutti e così le statue mutilate, opere d'arte date alle fiamme, Sappiamo che le chiese cattoliche sono nate, nate hanno distrutto sui templi gli stessi, sì. perché sapevano, luoghi di culto frequentati, quindi cercavano di mantenere più o meno, In almeno qualche modo, la diciamo, location. ecco, come ai tempi di oggi, la location e diciamo i click, no? Cioè, Sì. e la frequentazione, il pubblico che c'era. Hanno preso il pubblico, Certo. Ma non solo. però gli hanno cambiato Sì, sì, l'oggetto sì. di culto Ma non praticamente. solo, qui il discorso si amplierebbe all'infinito. A parte il luogo rimasto quello, anche perché erano luoghi sacri, trovati con pratiche geomantiche, astrologiche, orientate secondo i cuori, quindi era tutto già predisposto. Ma poi il cristianesimo attinse a piene mani alle antiche dottrine, senza citare la fonte, perché il fondatore, il buon Gesù, non aveva una dottrina, una teologia, era solo una morale molto semplice, no? Fratellanza, L'amore umiltà, universale, carità, sì. eccetera, ma non diede regole ferree, celibato, non esisteva, Pietro era sposato senza nessun problema. Le donne godevano parità con gli uomini, le discepole, anzi sembra che la Maddalena fosse addirittura preferita agli altri apostoli. Pietro fu spesso e volentieri rimproverato, via da me Satana, perché poi
il discepolo che lo tradì per 3 volte. Invece la Maddalena lo seguì fino al Golgota e sembra anche dopo, adesso non mi allargo, ma insomma, però conosco queste tradizioni. Quindi Gesù è un conto, il Vangelo anche lì venne tradotto, rimaneggiato, censurato, però da quel poco che resta vediamo che non aveva questo estremismo, questa violenza, questo fanatismo che poi si manifestò in seguito, le guerre, le crociate, le inquisizioni, la caccia alle streghe, i massacri in America Latina, di 2 intere civiltà, e tutto quanto, le censure sui libri, l'index, il Librorum Prohibitorum. Quindi io distingo nettamente il paganesimo, cosiddetto paganesimo, invece era molto più tollerante, c'erano templi, ognuno andava suo tempio, si conviveva tranquillamente. Le lotte, i contrasti avvengono dopo. Quindi oggi vedremo un film che narra una storia vera, in modo obiettivo, e quindi non si può discutere. E volevo aggiungere questo, però lo sanno pochi. Questo film venne osteggiato prima di poter uscire in Italia. Ci furono polemiche, rinvii, bisognò raccogliere tante firme per permetterne poi la proiezione e la distribuzione nelle sale. E questo è una prova che le censure e, diciamo, i divieti, eccetera, esistono tuttora. Quindi non è vero che si possa liberamente parlare di tutto, bisogna avere il coraggio di riproporlo. Questo vale anche per altri testi. Io mi riferisco, non so, Deschner. Deschner ha scritto un'opera monumentale sugli errori e orrori del cristianesimo storico da Costantino in poi, in 10 volumi. Questi 10 volumi sono usciti in Europa, in Italia tutto proibito. E poi un editore di coraggio, Pironti, se non sbaglio, ne pubblicò una sintesi, il Gallo cantò ancora, e poi uscirono finalmente i 10 volumi, No, però i volumi anche lì con opposizioni, problemi, censure, ci furono episodi addirittura per altri libri. Per esempio, dopo la morte di Papa Luciani ci fu un blitz nella casa editrice, e sembra che il libro The Vatican Connection venne poi prelevato, censurato. A me ne arrivò una copia per vie misteriose, via posta, con una firma anonima. Professore, legga questo libro, voluto dall'alto, perché in effetti parlava del molto probabile delitto di Papa Luciani, perché si era permesso di dire che Dio non è solo padre, è anche madre, anzi soprattutto madre, e voleva poi che la Chiesa finalmente la smettesse con i lussi e la corruzione, e quello impaurì grandemente la curia, e dopo un mesetto il Papa della Mezzaluna, come disse il vescovo Malachia, durò esattamente il tempo di un'umanazione, venne trovato stecchito la mattina, non si volle fare l'autopsia e tutto fu messo a tacere. Allora ringrazio il professore Alfredo Stiratti Prego. e poi ci vediamo vicino, grazie. Grazie a voi e buonasera. Non mi ricordo dove si spegne.